Ciao ragazzi, sì, sono io. Non si manca, non si mola mai. Vamos! Albertito Chiesa in versione quarantena. Abbiamo la possibilità attraverso Zoom di parlare insieme e anche un po' per raccontare un po' lo che sta succedendo a te, che è un momento, diciamo, anche cruciale della tua carriera e hai preso una decisione. La decisione ormai è pubblica, però voglio sentirla da te. Sì, sono stati un po' di mesi difficili, perché comunque era una decisione che mi girava dentro la testa da un po' di tempo. Come ho detto, e è arrivato il momento di annunciarlo e purtroppo non è andata come volevo. E sappiamo tutti il motivo, quindi ci dobbiamo limitare un po' a dircelo un po' così, per telefono piuttosto che via internet. Però ecco, è stata sofferta, perché ovviamente un giocatore difficilmente accetta il momento di smettere. Però era arrivata una fase della mia vita dove avevo bisogno di cambiare, avere degli stimoli diversi, e soprattutto avevo delle esigenze di vita privata che mi portavano a fare un cambiamento. Facciamo un po' un passo indietro, perché ormai noi penso che ci conosciamo praticamente la tua carriera di giovane giocatore fino alla maturità, l'ho vissuto da vicino, perché sì, tu penso che ti ricordi bene quella prima giornata in Accademia, l'Accademia quella, la originale, come la chiamo io, quella di Tirrenia. È stata una delle prime persone che ho incontrato quando sono arrivato a Tirrenia, è stato proprio tu. E sì, era un po' il sogno di tutti i ragazzi della mia generazione, che avevano la possibilità di intraprendere quel percorso che si preannunciava comunque sia il livello più alto del rugby giovanile in Italia. E così è stato, perché poi da lì credo che siano usciti veramente un sacco di giocatori, e mi ricordo ovviamente che c'era emozione da parte di tutti noi, perché comunque 16 anni avevamo, 15-16 anni, e lasciavamo un po' le nostre famiglie per iniziare quello che era poi la nostra carriera, inseguire un po' i nostri sogni e niente, ho sicuramente un ricordo bellissimo. Tu non eri lontano da casa, ovviamente. No, io ho avuto la fortuna di averla fatta a Tirrenia, che sono 18 km mi sa da Livorno, e quindi l'ho vissuta secondo me ancora in maniera migliore rispetto ai ragazzi che magari venivano da Roma piuttosto che da Benevento, da Treviso. E quindi devo essere sincero, me la sono proprio vissuta con grande piacere e grande voglia di crescere ogni volta che scendevo in campo. Qualche compagno in particolare di quella prima avventura federale? Sicuramente ci sono stati compagni che ancora fino a poco tempo fa abbiamo condiviso gioie e dolori nei campi, tra cui Moro è stato con me, è entrato in Accademia con me, e poi ci siamo ritrovati a Calvisano e abbiamo veramente instaurato un rapporto, prima che professionale, di amicizia profonda. Poi potrei citarne altri come Bocchino, Pratichetti, che le nostre strade poi si sono divise, ma che comunque siamo sempre rimasti in contatto. E sai, spesso le amicizie, anche se non ti vedi per tanto tempo, ma se sono amicizie vere, comunque rimane all'interno di noi. Quindi sono comunque ricordi che mi porto dietro con piacere. Dopo cominciato quella carriera lì, e i tuoi passi successivi ad alto livello, per esempio? Io uscito dall'Accademia, allora il secondo anno in Accademia, che noi rientravamo ancora ai nostri club, è stato l'anno che definitivamente sono partito, diciamo, via da casa, perché fui acquistato dai Cavalieri Prato, che all'epoca facevano la Serie A. Feci un anno mancando la promozione per la Top Ten e andai in prestito alla Capitolina, che faceva il campionato di Top Ten. Finita la stagione alla Capitolina, sono rientrato a Prato, che nel frattempo quell'anno lì conquistò la Top Ten, e da lì è partita un po'
la mia storia, diciamo, la mia prima storia d'amore con un club rugbyistico che è Prato e che mi ha dato veramente tanto dal punto di vista sportivo e di legami. Quindi tu avevi partecipato a quella promozione? Quella promozione no, perché io ero una capitolina quell'anno lì. Ah, infatti. La promozione avevano giocato al Flaminio contro l'Aquila, se non sbaglio. Contro l'Aquila, bravo. Che c'era Andrea De Rossi, Visagra, quella gente lì. C'era, c'era uno squadrone che poi è rimasto quasi in toto l'anno dopo, con gli acquisti poi da Calvisano che non si iscrisse al campionato e insomma un po' di innesti di ragazzi giovani che si fece veramente delle annate di spessore, quindi da lì... Comunque sei arrivato via Forze delle Zebre a Calvisano. Non come speravo è andata la mia carriera alle Zebre, però devo essere sincero che si è aperto un mondo che è stato Calvisano, che come ben sai sono stati 7 anni veramente intensi di successi e dolori anche, perché comunque quando arrivi a Calvisano e non vinci, però devo essere sincero, mi porto con me un trascorso pazzesco. Sì, anche perché oltre alla vincita degli scudetti sei riuscito anche a maturare sull'aspetto anche personale, umano, e ti sei anche formato a livello coaching, perché in questi anni hai collaborato in maniera molto diretta. Per esempio, gli ultimi anni eri alla Under 18, giusto? Sì, guarda, dopo il primo anno passato solamente da giocatore a Calvisano, dove comunque avevo un sacco di tempo, perché comunque il nostro sport ti dà la possibilità comunque di avere un sacco di tempo. E al secondo anno ho deciso che la mia vita comunque è il rugby, quindi ho iniziato a intraprendere un po' il percorso e ho fatto primo anno Under 14, secondo anno Under 16, poi sono stato affiancato all'Under 18 con Dalmaso, per poi, quando lui è stato promosso alla cadetta, prenderla in mano insieme a Massimo Borra, prima da Danilo Beretta, poi Massimo Borra, praticamente in toto, mi portava via veramente tanto tempo piacevole, perché alla fine facevamo 5 allenamenti la settimana, i ragazzi si allenavano più della prima squadra e mi hanno veramente dato tanto. E sicuramente mi ha aiutato a crescere dal punto di vista di allenatore, di uomo, ho imparato a gestire situazioni che mai non sapevo gestire. Lo scorso anno sono stato comunque, oltre a allenare la 18, aiutavo Dalmaso con la cadetta, poi negli ultimi 2 anni aiutavo un po' Massimo a fare quello che erano i 3/4, insomma è proprio una cosa che mi piace fare. Quindi... No, infatti dicevo, viene collegato a quello che sarà il tuo futuro prossimo, perché ormai pubblicamente si sa che farai parte ovviamente dello staff tecnico di Cavalieri Prato. Sì, e si ritorna un po' alle origini, dove sono partito da giocatore professionista, partirò da Prato come la, diciamo, prima incarico da allenatore vero e proprio, e speriamo porti bene come mi ha portato bene partire a Prato da giocatore. Ci metto veramente tutto me stesso perché è così che io tratto questo sport, questa disciplina, io ci dedico tutto me stesso e spero di poter andare avanti il più lungo possibile togliendomi le soddisfazioni che mi immagino. Poi sai, sognare non costa niente, quindi uno è giusto che si ponga degli obiettivi anche a volte più alti del previsto, ma con ottimismo riusciamo a sicuramente portare avanti degli obiettivi. Sì, infatti è un progetto sicuramente ambizioso, perché penso che anche il fatto di organizzare un nuovo staff tecnico, della gente che collaborerà con te, che ti darà anche la possibilità, talvolta al bisogno, anche di giocare, visto che comunque sei ancora in forma,
non tempo fa ci siamo visti al campo di Calvisano con le ultime partite di questo campionato, hai partecipato anche alle partite per Europa perché avete avuto la possibilità di giocare giustamente per la Challenge. Allora stai già pensando a quello che può essere il tuo nuovo gruppo, il tuo nuovo staff di lavoro? Sì, sono al lavoro. Guarda, ho la fortuna, come tutti noi, di avere tanto tempo perché siamo purtroppo reclusi in casa. Quindi sto lavorando un po' da casa, facendo un po' il piano di quello che potrebbe essere lo staff tecnico, di tutte le persone che possono aiutarmi, perché comunque il rugby adesso, che sia di alto livello, che sia di medio livello, ha bisogno di tante persone che collaborino tra di loro. Quindi credo che se riesco a trovare le persone giuste e riusciamo a comunque sia a raggiungere obiettivi un po' più importanti, ecco, quello è veramente una cosa che mi auguro. Infatti penso che l'obiettivo per voi sarà la promozione, perché sì, parlare di promozione forse è un po' prematuro. Stamattina mattina avevo davanti la rosa dei ragazzi che ho in squadra, e il più grande è un 92, e poi ho una sfilza tra 2000 e 97 che fa veramente paura, ma ti assicuro mi piace perché sono ragazzi che hanno un sacco di qualità, vengono dal settore giovanile dove ha lavorato veramente bene, quindi un gruppo lasciatomi da Pratichetti, che è un allenatore di grandissima esperienza, che sicuramente ha implementato quello che è il livello di questo club e di questa prima squadra. Quindi una volta che poi scenderemo in campo, ci ritroveremo tutti in campo, da là farò, tirerò un po' le somme da dove intervenire prima e dove poi andare a lavorare dopo, ecco. Tornando al tuo club che hai lasciato in questi giorni, ho visto la quantità di gente, di tifosi, anche di altri club. Salvo Costanzo pubblicamente ha dichiarato giustamente come ti è vicino e come ti vogliono bene. Infatti questi giorni è un momento anche di emozione per te. Sì, devo essere sincero, sì. Ieri sera a Caterina eravamo, prima di metterci a dormire, ero là e riflettevo e dicevo, guardavo un po' i messaggi che mi erano arrivati, le cose che mi avevano scritto, e dici, cavolo, ti accorgi forse quando vai via di quanto hai lasciato il segno. Io non mi sentivo un giocatore speciale o un uomo indispensabile per quello che era il club. Però forse le persone me l'hanno fatto capire. Eri capitano, Albert, ricordati che il capitano è sempre capitano. No, lo so, però sai, per come sono fatto io, ho probabilmente comunque l'umiltà che mi accompagna mi fa sì che sembrava tutto normale quello che facessi. In realtà probabilmente per le persone non è stata percepita così, è una cosa che mi ha fatto veramente piacere. Ho mandato un messaggio a Salvo dicendogli di ringraziarlo veramente tanto, perché io ho detto, Salvo, io ti conosco e uno come te, prima di fare un complimento in pubblico ce ne vuole. Quindi mi ha veramente regalato un sacco di emozioni, ma da Salvo a tanti altri, quindi sono veramente onorato. Alberto, un momento di saluti, anche perché mentre tu stavi parlando io sto cercando anche di mandare immagini giustamente di questi ultimi anni. Tutto sommato sei ancora il campione in carica. Sì, guarda, fortunatamente, allora il sogno era finire il campionato magari con un'altra vittoria, però tutto sommato ho detto, se siamo tutti bloccati alla fine gli ultimi campioni in carica siamo noi, quindi me la chiudo in bellezza, guardo il bicchiere mezzo pieno, dai. E sì, sono contento e ti dico, qual è il tuo scudetto, quello che hai, di questi che hai vinto a Calvisano, quello che ti ha segnato di più?
la retorica, tutti ti direbbero ogni scudetto è un... Sì, però no, tu so che la retorica non me la usi adesso. Bravo, sono veramente combattuto tra Rovigo, là, quando buttarono Costanzo, salvo il cartellino rosso, sì, che solo noi che abbiamo giocato a rugby e abbiamo giocato al Battaglini, vincere una finale non è meno là, è veramente dura. E il premio anche degli applausi alla fine della tribuna del Rosso Blu, che hanno premiato con applausi, quello lì io c'ero. Bravo. L'ho vissuto anche con emozione, come vecchio rugbista, vedere quelle cose lì ti rimangono imprese. Bravo, e quello è uno, per cose diverse, il primo di Massimo, quello che abbiamo vinto in casa, che c'è il Diablo Minozzi che ha fatto sì, infatti quello è stato bellissimo, perché anche là una finale con una squadra come Rovigo, vincerla di 40 passapunti è stato... solo noi potevamo godere così tanto. Adesso sì, ti libero, perché se ti arrivano tanti messaggi. Un saluto ovviamente a Calvisano, perché Calvisano anche con la sua gente, perché qui a Brescia sinceramente lo stiamo vivendo, e ai noi anche a Calvisano è stato toccato con diversi gente del rugby che ha, come si dice nel gergo nostro, ha passato la palla. Quindi ti lascio anche la possibilità anche di ricordare quelle persone che ci hanno lasciato in questo periodo così brutto. È veramente difficile in questo momento trovare un po' le parole giuste, perché ne abbiamo sentite veramente tante. Posso solamente salutare e ringraziare tutti gli abitanti di Calvisano e tutti gli abitanti della Bassa, di Brescia, perché comunque mi hanno fatto sempre sentire a casa. E come ho detto a un tuo collega, quello che mi porto dentro più di tutti è la forza. È la forza di voi bresciani e proprio la determinazione che avete. Quindi io faccio veramente un augurio a tutti che questa cosa passi il prima possibile, e la possibilità di tornare su e salutarvi magari uno ad uno, come si poteva fare un tempo, davanti a una birra e con tranquillità potersi salutare. E io personalmente ti saluto, mi mancherai, Albertito, come ti chiamavo in questi ultimi anni, e ti lascio... dopo del saluto ti lascio con una dei tuoi ultimi esploit, perché avevi ogni tanto quei gesti tecnici che piacciono, anche perché in questi ultimi anni ho dovuto riciclarmi anche come telecronista, anche se a tanti forse non piacciono, però Albertito, complimenti, e come si dice in mia lingua, todo lo mejor, che vada tutto bene per te, te lo meriti. Grazie mille Caso, è stato un piacere, ci vediamo presto e mi raccomando. Hasta la vista, amigo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. C'è il braccio di vantaggio da parte dell'arbitro. Drop, no. Calcio a seguire. Calcio a seguire, calcio a seguire. Pressione, 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 pressione. Ottimo! Che gesto di Alberto Chiesa. Ottimo gesto tecnico. Hay alegus, hay alegus, hay alegus, hay alegus. A me me gusta. Hay alegus. Baila, me gusta. Ay, le gusta. Mami, con tu body. Este party es un safari. Ay, le gusta. Todos miran cómo bailas. Alberto Chiesa ha preso una pala lì altissima, lievissima. Prima anche del segmento dedicato a un altro grande personaggio di questi anni del Calvisano, parlo di Massimo Brunello. Ci scusiamo un po' per il discorso tecnico, perché ovviamente lavorando a casa non abbiamo tutti i mezzi a disposizione, però lasciamo questa testimonianza di poco tempo fa, in una delle ultime partite qui al San Michele, parlo della partita del Calvisano con le Fiamme Oro, dove Massimo Brunello si sfogava, e lasciamo un po' anche vedere quello che alla fine si è avverato come il suo prossimo futuro, ovvero la nazionale Under 20. All the best, Max. Ma è così, se fai... questa è la 18ª settimana consecutiva che ci alleniamo, prepariamo una partita, che lottiamo, che combattiamo,
è normale che poi ci possano stare anche queste cose, infortuni, cali di tensione, sbagli. Io devo solo fare un plauso ai ragazzi, perché adesso è troppo facile buttare la croce su qualcuno che non gioca bene o che è giù di forma, ma bisogna vedere nel complesso tutta la stagione. Credo che quello che stiamo facendo è qualcosa di inenarrabile. Nessuno può fare 18 partite consecutive, tantomeno con una rosa così corta come abbiamo noi. E quindi cosa devo fare? Devi continuare. Sì, non posso oggi dire abbiamo sbagliato tanti placcaggi o abbiamo perso tanti palloni, lo sappiamo. Non è il momento migliore, no? L'ho detto anche in altre partite, non è il nostro momento migliore, dobbiamo stringere, portare a casa più punti possibili come abbiamo fatto oggi. E poi arriveranno sicuramente tempi migliori, io sono sicuro che magari tra un mesetto o due staremo anche molto meglio e potremo dire anche ancora la nostra.